Siamo nel corner dello stand della DB Elettronica. In questo caso il prodotto che vediamo è l'X-Lynx, è un sistema di connessione molto avanzato, seppur economico, realizzato dalla On Air di Bologna. Marcello Guidelli, che è l'amministratore unico di questa nuova azienda, ci presenta nel dettaglio questo prodotto che, dicevo, è davvero molto interessante. Sì, grazie a tutti. Abbiamo realizzato appunto questo sistema che consente di utilizzare qualsiasi camcorder dotato di connettore RCP come camera da studio. Il sistema si basa su un cavo ibrido, quindi rame e fibra, con connettore LEMO, il connettore standard utilizzato dai maggiori produttori di sistemi studio, e consente un collegamento camera CCU fino a 500 metri portando anche l'alimentazione. Come avete visto, si è sganciato subito, perché di fatti non c'è nessun tipo di particolare sistema di attacco se non quello tipico delle batterie. Il V-Lock tradizionale, esatto. Chiaramente si può avere anche con attacco gold mount. Entriamo un attimo nel dettaglio di entrate e uscite di questo e cosa consente di fare come controlli. Esatto, qui vedete la parte di connettività molto semplice, molto pulita. Al sistema si collega il connettore RCP, che chiaramente sarà dedicato a Sony, a Panasonic, a JVC, a seconda della camera che uno possiede. E oltre all'uscita SDI della camera e un cavo unico che va al monitor. In pratica, come connettività, abbiamo un andata e ritorno SDI a 1,5 gigabit, già pronto però per il 3 gigabit, nel senso che è un'opzione a pagamento, ma già comunque parte dell'hardware. Il sistema è già pronto anche per riprese 3D, quindi c'è la possibilità di avere il secondo RCP. Oltre a questo abbiamo due segnali composito, un'andata e un ritorno, che consentono di avere in regia i menu della camera e di portare alla camera un segnale di Gellock o un segnale per il gob elettronico, ad esempio. Scusami un attimo, ma i 500 metri che dicevamo prima, la limitazione, si fa per dire limitazione dei 500 metri di connessione, di lunghezza di connessione, sono limitati ovviamente, essendo fibra, da un problema di alimentazione, quindi nel momento in cui l'alimentazione è locale si può andare anche oltre questa distanza? Esattamente, abbiamo dovuto rispettare le normative europee che consentono di utilizzare fino a 48 volte e quindi siamo riusciti a fare solo 500 metri. Chiaramente, se la necessità è quella di fare di avere un cavo di maggiore lunghezza, possiamo alimentare la camera locale e a questo punto possiamo coprire anche chilometri di distanza. Per concludere, cosa possiamo ancora dire di questo prodotto? Una caratteristica unica, cioè nessun altro concorrente a questo, è il fatto di integrare la parte intercom, e cioè il Bellpack non è necessario acquistarlo, ma è già integrato nel sistema. Mi spiego meglio. È stato pensato di renderlo compatibile con sistemi intercom, Clearcom, perché sono lo standard de facto a livello mondiale, ma anche con Data Video, che è il sistema più economico oggi presente sul mercato. Una volta connesso l'intercom con l'SCU, l'SCU riconoscono il tipo di intercom e in pratica il Bellpack ce lo ritroviamo già all'interno del culetto camera. Infatti, in dotazione al sistema diamo sia la cuffia che questo telecomando, che consente di fare la commutazione tra la camera e il program, ma ha anche il volume dell'intercom, il pulsante di chiamata e il mute. Quindi questo comporta un risparmio sul sistema di circa 700 euro, cioè il costo del Bellpack più la cuffia. Concludendo, quindi, un prodotto davvero interessante, che può essere utile negli studi, che può essere utile per collegare delle camere
in location remote, distante dallo stesso studio, piuttosto che anche per hobby van, per riprese esterne, dove comunque la distanza può essere importante, ma allo stesso tempo si vuole operare con sistemi che diano un servizio molto completo in tutte le sue parti e allo stesso tempo non abbia un costo proibitivo. Perciò con questo prodotto della On Air penso che possiamo anche concludere per il momento con Marcello Guidelli e Antonio Franco qui dell'IBC di Amsterdam. Lo dobbiamo proprio dire? Beh, io penso che valga la pena. Se siamo in una fiera e ci sente qualcuno, potrebbe anche prenderla male. Ma io penso che invece sia molto importante, dato che in pratica ci posizioniamo a circa al 60% del prezzo della concorrenza che c'è nel mondo. E stiamo parlando, quindi facciamola completa, di 7.500 euro a canale. Quindi più di così davvero non sappiamo che cosa dirvi. Antonio Franco, Marcello Guidelli dall'IBC di Amsterdam per millecanali.it.